Ciao a tutti, per la rubrica tipologie maschili voglio parlare in questo video dello scattista. Lo scattista è un maschio che è sempre agitato, sempre di corsa, sembra quasi che si deve preparare a una gara, uno scatto sui 100 metri quadri. È ipercinetico, iperattivo, sempre indaffarato, ma in realtà tutto questo lo fa per anestetizzare la paura di entrare in contatto con se stessi. Quindi è la persona che si prende 200.000 impegni per non entrare in sintonia con se stesso, per non comunicare con se stesso. Lo scattista tende ad avere relazioni sentimentali, anche qua, dettate da tempi veloci, per cui bisogna sempre fare qualcosa, non si può stare mai rilassati, ma ha sempre bisogno di fare, di essere, come dire, in movimento fondamentalmente. E quindi anche con la compagna cerca sempre di trascinarla in situazioni diverse in cui fare tante cose. Solo che è interessante come tipologia, nel senso che una persona che ama fare le cose, però si sovraccarica talmente di impegni che poi magari non trova più il tempo per fare le cose piacevoli, non trova più il tempo per il relax. È una persona che è sempre, sempre di corsa, sempre agitata, sempre indaffarata e non riesce a trovare pace fondamentalmente. Nel momento in cui si rilassa tranquillamente, viene preso dalla frenesia di muoversi, dalla frenesia di fare delle cose fondamentalmente. Qualunque siano queste cose, basta essere sempre in movimento, sempre indaffarato. È il prototipo, diciamo, della persona che non riesce a viversi una relazione tranquilla, godersi dei momenti in cui si passa il tempo magari a guardarsi negli occhi, a tenersi per mano, ma c'è sempre qualcosa da fare. Anche il sesso, diciamo, viene fatto in modo rapido, diciamo così. Quasi come si dovesse fare una competizione, chi finisce prima, insomma, deve essere inserito in un programma di questo genere. E lo riconosciamo proprio per l'ipercinesi, cioè sempre questo movimento. Alle volte lo scattista ha anche proprio dei tic nervosi, quando sta fermo inizia a oscillare la gamba continuamente, perché lo stare fermo lo induce, diciamo, non riesce e quindi inizia a fare dei movimenti quasi compulsivi. Ad esempio, di muovere in modo compulsivo la gamba, e questo genera stress soprattutto nelle persone che lo guardano, perché fa venire una sorta di mal di mare. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo che giovedì 8 giugno terrò a Savona un seminario su come eliminare la paura dell'abbandono affettivo e sedurre. Se sei interessato, interessato, riferimento al 333 15 11 703. Comunque, Savona 8 giugno. Presso il Pepita, via del Molo 12. Iscriviti al mio canale perché potrai vincere dei corsi gratuiti con me. Ciao!